Batuffolo va a pesca. Era una giornata di fine estate quando Batuffolo vide Micio Leopoldo passare lungo il viale. Era vestito in maniera un po' strana e portava con sé un lungo bastone. Batuffolo corse fuori per sapere dove stesse andando l'amico. Vado al fiume a pescare, disse Micio Leopoldo. Vuoi venire con me? Batuffolo non riusciva a credere alle sue piccole orecchie pelose. Corse subito a casa ad avvertire la mamma. Basta che rimani sempre vicino a Micio Leopoldo, disse, e porta a casa un bel pesce per cena. Batuffolo e Micio Leopoldo ben presto arrivarono al fiume. Micio Leopoldo preparò la canna da pesca e si mise seduto. Anche Batuffolo si mise seduto. Che succede? Gli chiese. Aspettiamo, Disse Micio Leopoldo. Shh! Batuffolo attese ancora, ma dopo un po' disse di nuovo: Quanto dobbiamo ancora aspettare? chi può dirlo? Un'ora, magari due. Rispose Leopoldo. Batuffolo rimase immobile per un momento. Mi sono appena ricordato di un impegno a casa, disse scappando via. E pesce? Gli chiese mamma gatta appena lo vide. Fare, rispose Batuffolo. Micio Leopoldo parlava e parlava e ha fatto scappare tutti i pesci.